E adesso veniamo a parlarvi di uomini e donne e lo facciamo con Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Ci sono delle novità e mi dispiace dirvelo, non sono esattamente positive. Infatti è da un po' di tempo che si hanno spifferi che la storia fra Andrea Dal Corso e Teresa Langella non sia più caliente come un tempo. Ricordiamo che i due si erano messi insieme dopo il programma Uomini e Donne in modo alquanto anomalo. Infatti lui alla scelta aveva detto no, ma poi si era reso conto della sua mancanza e aveva ricomposto i cocci, diciamo. Fra i due da maggio dell'anno scorso in poi era nata una bellissima storia d'amore fatta di complicità e anche di convivenza. Infatti da fine dell'anno scorso, probabilmente ottobre, erano andati anche a convivere. Ed oggettivamente io, che spesso li seguivo nella loro pagina Instagram, erano veramente uno spettacolo per gli occhi. La notizia in sé e per sé è della crisi in realtà la data di Yanira Marzano, che conferma che secondo fonti accreditate le avrebbero rilevato che la coppia sta affrontando un momento difficile. È ovvio che Yanira difficilmente riscuote simpatie, ma quando parla difficilmente sbaglia. Oltretutto notizie di un momento di down erano giunte anche a noi. Infatti la coppia attualmente non abita nella stessa città. Andrea Dal Corso infatti continua a vivere a Milano, dove si occupa di moda, ma anche dell'azienda vinicola di famiglia. Mentre da un po' di tempo a questa parte, Teresa Langella si è trasferita a lavorare in una radio locale a Roma. Teresa Langella e Andrea Dal Corso, come stanno le cose? Teresa Langella e Andrea Dal Corso non stanno attraversando un momento facile per la prima volta dopo Uomini e Donne. D'altronde la stessa Teresa Langella in un'intervista di qualche tempo fa aveva lanciato un campanello d'allarme dicendo che abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in TV e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d'amore. Aggiungendo la stessa ex tronista del programma Uomini e Donne. Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. Inoltre Andrea è a Milano e io sono a Roma. Ragazze, è inutile che vi dica che a me la coppia Teresa Langella e Andrea piaceva molto. Anzi, speravo quasi che a breve ci facessero zie, spero quindi che sia solamente un momento di difficoltà passeggero, oppure di sbagliarmi e che fra di loro le cose vadano bene, e spero in ogni modo di riscrivervi presto di loro per dirvi che tutto è risolto nel migliore dei modi. Per il momento non abbiamo altre notizie, quindi mi sembra inutile infarcire l'articolo tanto per.